Ciao amici da Frank Bianconero, finalmente la parola di Sarri, tritare l'avversario per la prima volta in questi 5 mesi si è verificata, Juve Cagliari 4-0, ma andiamoci sempre un po' felici e un po' cauti, perché la partita è stata, secondo me, esageratamente a nostro favore, come possesso palla, come diciamo indice di pericolosità, però il primo tempo soprattutto abbiamo visto una squadra dove era lenta, nessuno si muoveva senza palla, non c'era un attaccante di riferimento e giocare con due mezze punte, Ramsey e nessuno che riempie mai l'area di rigore diventa quasi impossibile, soprattutto con squadre che si difendono in 7-8 davanti all'area di rigore. Perciò io credo che un centravanti ci vuole, se non si vuol fare per forza fare tutte le partite Higuaín, che si veda sul mercato un altro con quelle caratteristiche, ma il centravanti ci vuole. E il terzo gol si è visto che comunque, anche se la partita ormai era andata, eravamo quasi verso la fine, ma il movimento in profondità di un centravanti, un movimento di un centravanti vero, ha fatto aprire la difesa avversaria e si è creato il gol, oppure si possono creare azioni pericolose riuscendo magari a far gol. Perciò, primo tempo secondo me è lento. Questa è la motivazione mia, perché non si hanno sbocchi, non si hanno giocatori troppo veloci e troppo rapidi nell'inserirsi senza palla, si verticalizza ancora poco. Però diciamo non abbiamo rischiato nulla, primo tempo non abbiamo rischiato nulla, mi è piaciuta una buona protezione della difesa, abbiamo rischiato soltanto su un contropiede con l'errore di Matuidi, controllo palla centrocampo e ripartite con poi il tiro sbilenco di Nainggolan. Secondo tempo siamo partiti. E bisogna sempre guardare le partite, perché siamo partiti e il Cagliari ci ha regalato un gol. Klavan ha fatto un passaggio a Cristiano Ronaldo, Ronaldo che è stato bravo nel dribblare il portiere, ma ha fatto gol. Dopo lì la partita si è stappata, e quando si stappa e c'è una differenza enorme di valori tecnici, alla fine molto spesso vince la squadra più forte che è andata in vantaggio. Poi è andata in crescendo. La cosa che mi ha colpito positivamente è stata la fisicità della Juve. Fino al 90esimo è stata a pressare, aveva gamba, andava. Anche Rabiot stesso, che io lo ripeto, Rabiot va messo mezzala sinistra e Ramsey e Marechan mezzala destra. Matuidi fuori dai coglioni della squadra titolare. Va messo Rabiot perché abbiamo visto che c'ha pure corsa, uno strapotere fisico e va messo sulla sinistra. Noi, la nostra parte sinistra è veramente scarsina rispetto alle squadre top. Alexandre e Matuidi sono, secondo me, di una buona squadra di metà classifica in Serie A. Non hanno quel valore che dicono. Alexandre sempre lento, impacciato e fa un sacco di errori. Matuidi lo dite sempre voi, quelli che capiscono ovviamente di calcio, che corre, è un generoso e va bene, corre. Altro niente, tutti bene, Ramsey deve fare un po' di parte titolare e prendere il ritmo, ma si vede che con la palla si sa muovere, ci sa fare. Dybala ha fatto un'ottima partita e poi qualcuno mi dovrà spiegare perché quest'anno accetta il tuttocampista senza fiatare e gli altri anni era criticato sia l'altro allenatore e sia lui non piaceva fare quel tipo di ruolo. A me va bene così, nel senso che comunque si impegna, si sta impegnando di più. Entra. Il rigore procurato è una grandissima giocata in mezzo a tre persone, rigore netto. C'era un altro rigore su Douglas Costa, anche lui è entrato benissimo. E poi c'è il nostro re. Tripletta, pallone a casa, tutti a casa e stasera. Ok? Ciao a tutti da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale fino alla fine, forza Juve. Dobbiamo crescere di più tecnicamente e velocizzarci di più. Ciao a tutti.